Ciao, bentornato, bentornato a parlarti. Le lezioni di italiano con l'arte. Ciao da Francesca. Oggi ti faccio vedere il monumento a Giacomo Puccini, in centro a Lucca. Eccolo qua. Perché ho scelto questo monumento? Perché è molto famoso, anche se è piuttosto recente, è stato collocato soltanto nel 1994 nella piazzetta Cittadella a Lucca. Ed è importante perché rappresenta l'anima musicale della città. La statua è nella graziosa piazzetta Cittadella, nel cuore della città, ed è stata realizzata dallo scultore Vito Tongiani per il 70° anniversario della morte di Giacomo Puccini. Quindi questo è un monumento commemorativo, cioè un'opera che ricorda qualcosa, un evento, una persona, una data importante. È una scultura in bronzo. Il bronzo è una lega composta da rame e stagno o altri metalli. Le dimensioni della statua sono realistiche. Puccini è ritratto seduto su una sedia in una posizione rilassata. Ha la gamba sinistra accavallata sulla destra e con la mano destra regge un sigaro. Sta fumando. Indossa degli abiti eleganti. Il suo sguardo è diretto verso il basso, agli occhi socchiusi. Ma perché lo scultore ha scelto questa posizione? È una posizione meditativa. Puccini è raccolto nei suoi pensieri. Sembra distante e probabilmente sta pensando alla sua musica. Forse starà ripensando ad una delle sue tante creazioni, Madame Butterfly, La Bohème o La Turandot. Ah, un'informazione di servizio. Alle spalle del monumento c'è la casa natale di Puccini. Oggi è un museo visitabile. Eccoci al momento degli esercizi. Forza e coraggio. Numero 1. Di che materiale è fatta la statua? Numero 2. Che cosa significa monumento commemorativo? Numero 3. Com'è lo sguardo di Puccini? Eccoci alla fine. Anche per oggi è tutto. Grazie per aver guardato il mio video. Spero che ti sia piaciuto. Se è così, condividi, commenta, lascia un mi piace. E noi ci vediamo la prossima settimana, il prossimo venerdì. Buon fine settimana a tutti. Ciao!